Il nuovo principe e la principessa del Galles hanno apparentemente infranto il protocollo reale durante una visita a Scarborough all'inizio di questa settimana. Secondo un esperto reale, Kate, la principessa del Galles e il principe William sembrano aver infranto il protocollo reale durante una visita a Scarborough questa settimana. Neil Sean ha osservato che l'approccio caldo e tattile della coppia, che includeva la posa per i selfie con la folla, andava contro la tradizione reale. Ha detto che la principessa Anna in particolare avrebbe potuto essere offesa dai gesti, poiché il principe e la principessa di Galles hanno deciso di intraprendere un nuovo modo di effettuare le visite reali. Il signor Sean ha suggerito che la coppia potrebbe rischiare l'ira della principessa Anna. Parlando sul suo canale YouTube, notiziario quotidiano di Neil Sean, ha detto: il principe e la principessa di Galles nuovi di zecca potrebbero aver offeso la principessa reale? La principessa non è troppo entusiasta di infrangere il protocollo reale. Viene da un'era in cui il protocollo era incredibilmente importante. Anche se ha dovuto adattarsi nell'era moderna, una volta mi ha detto che non riusciva a capire perché le persone volessero filmare gli eventi sui loro telefoni, piuttosto che essere nel momento. Il commentatore reale ha proseguito: il principe e la principessa del Galles hanno fatto un ulteriore passo avanti posando per una serie di selfie. Questo non è qualcosa a cui la defunta regina o la principessa reale piacciono. Durante una visita a Scarborough, sembra che abbiano infranto il protocollo reale. Hanno deciso di fare numerosi selfie con le persone tra la folla. Un uomo le ha persino messo un braccio intorno alle spalle. Questo non sarebbe successo qualche anno fa. Fonti nel palazzo mi dicono che questo è semplicemente il modo in cui William e Catherine vogliono gestire le cose, che si tratta di raggiungere le persone che sono venute a vederli. Secondo Anne, semplicemente non lo capisce.